L'hip hop nasce nel Bronx, quando il Bronx era il posto più disgraziato dell'America, cioè nasce a fine degli anni 60, inizio anni 70, quando bruciavano i palazzi, quando nel Bronx i ragazzini si ammazzavano uno con l'altro facendo le bande. E visto che nessuno fermava questa roba, questi ragazzini si sono a un certo punto incontrati, come nel film famoso I Guerrieri della Notte, e hanno deciso di fare una tregua, di dire basta, se no ci ammazziamo tutti. Il giorno dopo, grazie a questa tregua, questi ragazzini sono potuti tornare nei parchi a fare le feste, perché nessuno accoltellava più nessuno. Sono tornate le ragazze, questo lo raccontano loro, e quindi dice: noi abbiamo cominciato a capire che la competizione non deve essere più banda contro banda accoltellate, ma crew di gente che balla contro un altro crew di gente che balla. È per questo che il rap c'ha questa componente di dissing, competizioni, insultare l'altro, perché viene da un contesto di bande giovanili in cui un giubbotto faceva la differenza. Se avevi il nome di una banda sbagliata e capitavi nella strada sbagliata, ti lamavano. No, il film è nato in realtà da una sorta di dubbio barra senso di colpa che mi è venuto a un certo punto. Cioè, mi sono fatto questa riflessione, ho detto: noi siamo quelli proprio in fissa per l'hip hop, cioè al di là del rap, al di là del fatto che il rap ci fa i soldi, ci diventi famoso, a noi piace proprio tutto il movimento che c'è dietro, la cultura che c'è dietro, ce la siamo studiata. Quando capisci che questa roba appunto nasce dal Bronx ed è così legata a una sorta di storia e cultura, se vuoi, afroamericana, dei neri d'America, dei portoricani, dei ghetti d'America che in quel periodo erano molto... non dei bianchi, non, capito? C'erano pochi bianchi, e non nasciti in un mondo così diverso dal nostro come l'America, che è una società comunque diversissima rispetto all'Italia. Dopo 20 e passa anni a me mi è venuto un po' il dubbio di dire: ma tutto questo amore per questa roba, io poi sono un amante della scuola di New York, no? Cioè, tutto dici sì, però noi questa roba la viviamo in Italia attraverso i dischi, i video, le interviste, le fanzine, non stando lì. E allora lui mi ha, Daniele Guardia, il mio producer, il producer di Digging New York, mi ha offerto l'opportunità di andare a New York per 20 e passa giorni con delle telecamere. E io ho detto: guarda, l'idea potrebbe essere questa, dopo 20 anni di amore a distanza, andiamo a vedere lì come stanno realmente le cose, anche a rimettere in discussione alcuni miei concetti. Cioè, sono cresciuto pensando che a New York tutti gli angoli di strada c'era qualche ragazzino che faceva freestyle, no? Ho detto: ma sarà ancora così? Ma era così? Allora l'idea era: andiamo lì, andiamo in certi quartieri che hanno dato i natali ai rapper più importanti per me, e cerchiamo di capire: ah, la gente di quel quartiere è ancora affezionata a quel gruppo? Cioè, il fatto che i rapper sono molto rappresentativi del quartiere da cui vengono, vale anche il contrario. Questo hip hop mitologico con cui siamo cresciuti noi esiste ancora, è esistito veramente. Siamo andati a New York per vedere come stavano le cose. Gran parte delle cose le abbiamo provate. Abbiamo conosciuto un ragazzino che per vivere faceva freestyle 9 ore al giorno sotto la metropolitana, e adesso, due anni dopo il film, ha svoltato un contratto discografico. Ma noi l'abbiamo conosciuto che tutte le mattine si faceva tutte le linee di New York rappando dalle 9 alle 3, tipo orario d'ufficio, capito? Io dalle 9 alle 15 attacco e non smetto. Abbiamo visto tanta gente che, so, c'è quello che insegna ai bambini sotto la metro il sabato pomeriggio a ballare break dance, c'è un appuntamento, quindi tutti i ragazzini vanno lì e c'è questo breaker che gli insegna. Abbiamo parlato con Ricky Powell, che è fotografo degli anni 80 di New York, per chiedergli com'era gli anni 80, se era come me li immaginavo io, ascoltando i film, i dischi, vedendo i video. Io sono un amante delle... io da ragazzino, ancora oggi, lo so che uso un termine strano, le riviste musicali, no? Prima dei blog, no? Quando mi capitava in mano una rivista musicale, io mi leggevo interviste, recensioni anche di gruppi che non avrei mai ascoltato, perché avevo fame di sapere le storie dietro alla musica. Oggi, che grazie al mezzo cinematografico e televisivo escono tantissimi documentari sulla musica, insomma, abbiamo l'occasione di scoprire
un sacco di quello che c'era dietro e che nessuno ci ha mai raccontato. Oggi c'è la trasmissione in cui aprono le piste dei master dei dischi più famosi e quindi dicono: vogliamo sentire solo batterie e basso, levano tutto il resto e tu per la prima volta ti ascolti solo la traccia di batterie e basso di Pink Floyd e dici: senti il batterista che stava facendo qui. Per chi ama la musica come noi, il cinema, i documentari, quindi l'aspetto anche visivo, soprattutto quando è usato come narrazione, è importantissimo, ma è importantissimo per recuperare quello che non c'è più. Cioè, vedere un bel documentario su Jimi Hendrix ti fa capire che Jimi Hendrix spacca oggi quanto spaccava negli anni 70 e chi non l'ha visto oggi tramite quella roba se lo può rivedere. Fate il più possibile, non vi fate spaventare da quello che si dice in giro. Qualunque cosa, tanto tutti dicono, voi fate il vostro. Se ci credete, se per voi ha senso, secondo me una cosa va fatta quando ha senso per una persona. Poi uno si confronta e capisce se ha avuto senso anche per gli altri. A volte lo trovano gli altri, altre volte no. Ma se per te ci ha avuto senso è un pezzetto in più di te, una realizzazione. Io chiunque fa qualcosa, no? Dicendo alla vita, ora faccio questo a mano, io... mi brillano gli occhi perché dico bravo, dovremmo fare, tutti fare, io che sono un piccolo faccio poco, però in realtà faccio tante cose.